Purtroppo oggi funziona così, se non c'è qualcosa che lo attesta sembra che le persone non riescano ad indignarsi e quindi sfruttiamo l'indignazione che ha creato Fanpage finalmente per iniziare questo percorso. Ti danno una scheda che è uguale a tutto. È più grande, è quasi un bianco. Che stai facendo? Non come hai fatto? Cosa ha pensato quando ha visto quei video? Che purtroppo a Torre del Greco questa cosa esisteva. Però nessuno l'aveva ancora documentata, tutti sapevano, ma era una cosa insomma nascosta. Il voto doveva essere libero, ma invece è stato pilotato da persone che non sappiamo, però grazie a molti video, tra cui uno dei vostri che ha aperto tutta la discussione e ci ha fatti aprire gli occhi. Per me è un fatto di dignità, per me vendere il voto per quanto riguarda le comunali significa proprio vendere la città, vendere il futuro dei propri figli per chi ha i figli. Le elezioni e il voto è la massima espressione di libertà di un cittadino e non deve essere né condizionato né comprato. Nasce semplicemente per raccogliere quello che è un sentimento popolare di indignazione. Questa manifestazione deve essere importante per dire basta a certe pratiche che esistono da decenni, basta ad un sistema che vogliamo debellare. All'appello hanno risposto in tanti. Sì, all'appello hanno risposto in tanti, anche oggi la piazza sembra gremita. Se esisteva da decenni ci voleva Fanpage per farlo vedere. No, non ci voleva Fanpage, però purtroppo oggi funziona così. Se non c'è qualcosa che lo attesta sembra che le persone non riescano ad indignarsi. E quindi sfruttiamo l'indignazione che ha creato Fanpage finalmente per iniziare questo percorso. La nostra città è contro una classe politica che ci ha messo in faccia la vergogna, ci ha fatto additare come una comunità assoggettata alla corruzione, al voto di scambio. Sì, abbiamo anche informato la Corte di Appello proprio per il riconteggio dei voti e andremo avanti anche successivamente a questo ballottaggio. La manifestazione però bisogna dire che è un altro tipo di manifestazione che fa un riscatto di dignità della città, ma soprattutto il segnale che l'hanno promosso il Forum dei Giovani e questo è un segnale importante che io ho colto da Presidente della Commissione Cultura, perché credo che le scuole, la cultura, l'educazione devono diventare i presidi culturali anche per scacciare la corruzione e l'illegalità del territorio. Faccio un appello politico alle forze dell'ordine e alla prefettura, vigilare sul voto, renderlo libero e poi occorrerà capire il giorno dopo se è il caso in questa città, di fronte a un rischio di infiltrazione mafiosa nel voto e dunque nel comune, di indagare e di mandare la commissione d'accesso.